Bene, continuiamo la seconda parte del capitolo dedicato al fumo. Adesso che sono qui ad analizzarmi, sono colto da un dubbio: che io forse abbia amato tanto la sigaretta per poter riversare su di essa la colpa della mia incapacità? Ecco, Zeno in flashback, che ricorda la motivazione del suo inizio, del vizio del fumo. Ecco, mette a fuoco il fulcro del problema, la sua inettitudine. Lui è consapevole della sua incapacità, ma non di smettere di fumare. Dà al fumo la colpa di essere stato incapace nella vita di essere la persona risoluta che ci si aspetta che egli sia. Vi ricordate l'episodio dei bambini che invece avevano la risposta pronta e lui no, e quindi lui si era esposto, diciamo, al ridicolo in quella situazione? Ecco, Zeno sarà così sempre, si sentirà sempre un ragazzo inadeguato, poi un adulto inadeguato, sempre una persona inadeguata. Ma stiamo attenti, perché in questa inadeguatezza invece si cela il segreto della vera dimensione della vita, che non è arrogante, che non è saccente, che non ha la presunzione della lezzeria, della verità. Zeno ha di se stesso la reale e vera considerazione. Ciò che lo stupisce di più è il fatto che siamo gli altri a non accorgersene. Però lui sente questa sua goffaggine, questa sua incapacità, questa sua inettitudine. Chissà se cessando di fumare io sarei divenuto l'uomo ideale e forte che mi aspettavo. Forse fu tale dubbio che mi legò al mio vizio, perché è un modo comodo di vivere quello di credersi grande di una grandezza latente. Vedete come è spietato con se stesso? L'analisi che lui fa di se stesso è corretta, dice. È un modo comodo vivere dicendo: se io non avessi fumato, forse sarei riuscito, se non mi fosse successo questo o quello. Guardate, Zeno è molto avanti. Oggi si è, diciamo, in una direzione della ricerca in cui la psicanalisi, questo rimestare troppo nel proprio sentire, non è considerato una cosa sana. Andare troppo a scavare, riperpetuare il dolore di una ferita, non è considerato più una cosa sana come è stato per tanti anni. Zeno lo anticipa, in un certo senso ci stupirà per la sua modernità. Il fatto che lui abbandona la cura, voi lo sapete, insomma, che a un certo punto lascia il suo psicanalista in mezzo a una strada e si vendicherà pubblicando questo diario, è il sintomo della rinuncia a continuare questa analisi. Io avanzo tale ipotesi per spiegare la mia debolezza giovanile, ma senza una decisa convinzione, quello che vi dicevo poco fa. Adesso che sono vecchio e che nessuno esige qualcosa da me, passo tuttavia da sigaretta a proposito e da proposito a sigaretta. Che cosa significano oggi quei propositi? Come quell'igienista vecchio descritto dal Goldoni, vorrei morire sano dopo di essere vissuto malato tutta la vita? Una volta, allorché da studente cambiai di alloggio, dovetti far tappezzare a mie spese le pareti della stanza perché le avevo coperte di date, la data dell'ultima sigaretta. Probabilmente lasciai quella stanza proprio perché era divenuta il cimitero dei miei buoni propositi e non credevo più possibile di formarne in quel luogo degli altri. Penso che la sigaretta abbia un gusto più intenso quando è l'ultimo. Il tempo per me non è quella cosa impensabile che non si arresta mai. Da me, solo da me, ritorna. Ecco, queste sono le rare frasi in cui Zeno ha dell'amarezza. Sono le frasi in cui, molto secche, molto stringate, molto brevi. Lì sono i rari momenti in cui si abbandona l'amarezza. Per il resto, tutto il romanzo è pervaso da questa ironia sottile e deliziosa che lo fa leggere una pagina dietro l'altra. Questi tre asterischi dividono il capitolo del fumo in due parti. Adesso c'è questa riflessione. Guardate, la malattia è una convinzione ed io nacqui con quella convinzione. Di quella dei miei 20 anni non ricorderei gran cosa se non l'avessi allora descritta ad un medico. Ecco,
oltre a quella del fumo, lui a 20 anni scopre di avere quest'altra malattia per cui si reca da un medico. Curioso, come si ricordino meglio le parole dette che i sentimenti che non arrivarono a scuotere l'aria. Era andato da quel medico perché mi era stato detto che guariva le malattie nervose con l'elettricità. Paradossale, a fine 800, voi sapete, non esistevano gli ospedali psichiatrici, cioè la malattia psichiatrica era trattata con l'elettroshock, come abbiamo già detto nel primo capitolo, e quindi Zeno si vuole sottoporre all'elettroshock per guarire dal vizio del fumo. Io pensai di poter ricavare dall'elettricità la forza che occorreva per lasciare il fumo. Il dottore aveva una grande pancia e la sua respirazione asmatica accompagnava. Mi ero aspettato che il dottore, studiandomi, scoprisse il veleno che inquinava il mio sangue, allude ovviamente alla nicotina. Invece egli dichiarò di trovarmi sanamente costituito. Non sia mai di dire a Zeno che sta bene, lui si sente male. La malattia è una convinzione, lui ha questa convinzione, quando il medico dice che è sano, lui ovviamente si risente. Quando compresi che da sé egli non sarebbe mai più arrivato a scoprire la nicotina del mio sangue, volli aiutarlo. Questa è la considerazione di Zeno nei confronti dei medici, che sapete essere bassissimo, dice, da solo non ci riesce a capire che io, il mio male è la nicotina. Quindi lo aiuta, come fa ad aiutarlo? Espressi il dubbio che la mia indisposizione fosse da attribuirsi a quella. Con fatica egli si strinse nelle grosse spalle. Movimento peristaltico, acido, la nicotina non c'entra. Furono 70 le applicazioni elettriche e avrebbero continuato tuttora se io non avessi giudicato. Io ne ho avuto abbastanza. Si sottopone a 70 sedute di elettroshock. Più che attendermi dei miracoli, correvo a quelle sedute nella speranza di convincere il dottore a proibirmi il fumo. Chissà come sarebbero andate le cose se allora fossi stato fortificato nei miei propositi da una proibizione simile. La colpa è sempre di qualcuno che non gli ha detto di smettere di fumare. In realtà era circondato da persone che gli dicevano di smettere di fumare. Ed ecco la descrizione della mia malattia quando io la feci al medico. Attenti qui, non posso studiare. Perché vuole fumare, non riesco a studiare. E anche le rare volte in cui vado a letto per tempo, resto insonne fino ai primi rintocchi delle campane. È perciò che tentenno fra la legge e la chimica, perché ambedue queste scienze hanno l'esigenza di un lavoro che comincia a un'ora fissa, mentre io non so mai a che ora potrò essere alzato. Il pretesto perché non riesce a studiare è che va a dormire tardi e non riesce a dormire perché c'è il vizio del fumo. L'elettricità guarisce qualsiasi insonnia, sentenziò l'Esculapio, guardate l'ironia con cui nomina questo dottore, gli occhi sempre rivolti al quadrante anziché al paziente. Giunsi a parlare con lui come se gli avesse potuto intendere la psicanalisi che io timidamente precorsi. Gli raccontai della mia miseria con le donne. Una non mi bastava e molte neppure. Le desideravo tutte. Zeno Cosini mi ricorda moltissimo Florentino Ariza dell'Amore ai tempi del colera, un po' la stessa physique du rôle, hanno le stesse tendenze, le stesse attitudini. Sono due personaggi che trovo molto simili, poi ci torneremo. Inizia a parlare di questo suo fascino nei confronti delle donne. Dice, per strada la mia agitazione era enorme. Come passavano, le donne erano mie. Fa pensare alle passanti di De André, no? Basta inquadrarle nel loro passaggio e lui le sopra. Le squadravo con insolenza per il bisogno di sentirmi brutale. Nel mio pensiero le spogliavo, lasciando loro gli stivaletti. Qui la prima confessione di questa specie di feticismo che lui ha. Me le recavo nelle braccia e le lasciavo solo quando ero ben certo di conoscerle tutte, sincerità e fiato sprecati. Il dottore ansava. Spero bene che le applicazioni elettriche non vi guariranno di tale malattia. Qui c'è un salto, un lungo pezzo in cui si continuano a parlare di questo argomento. La mia distrazione, anche quella mi impedisce lo studio. Stavo preparandomi a grazia per il primo esame di Stato, accuratamente avevo notati tutti i testi di cui abbisognavo fino all'ultimo esame.
finì che pochi giorni prima dell'esame mi accorsi di aver studiato delle cose di cui avrei avuto bisogno solo alcuni anni dopo. Classico lapsus di Zen, no? È un pretesto, c'è cioè qualcosa che gli impedisce di essere efficiente, efficace, economico, di realizzarsi. Ha studiato qualcosa che invece non era necessario per l'esame, perciò dovetti rimandare l'esame. È vero che avevo studiato poco anche quelle altre cose, causa una giovinezza delle vicinanze che del resto non mi concedeva altro che una civetteria alquanto spacciata. Quando essa era alla finestra, io non vedevo più il mio testo. Non è un imbecille colui che si dedica a un'attività simile, sì, dà dell'incapace anche in questo caso, dell'imbecille, dell'inadeguato, dell'inetto. Ricordo la faccia piccola e bianca della fanciulla alla finestra, ovale, circondata da ricci ariosi, fulvi. La guardavo sognando di premere quel biancore e quel giallo rosseggiante sul mio guanciale. Esculapio mormorò. Dietro al civettare c'è sempre qualche cosa di buono. Alla mia età voi non civetterete più. Oggi so con certezza che egli non sapeva proprio niente del civettare. Ne ho 57 degli anni e sono sicuro che se non cesso di fumare o che la mia psicanalisi non mi guarisca, la mia ultima occhiata dal mio letto di morte sarà l'espressione del mio desiderio per la mia infermiera. Anche qui c'è del Florentino Arizza, se l'avete letto, Amore ai tempi del colera. C'è un omissis. La donna a me non piaceva intera, ma a pezzi. Di tutte amavo i piedini se ben calzati, di molte il collo esile oppure anche poderoso, e il seno se lieve lieve, e continuavo nelle numerazioni di parti anatomiche femminili. Ma il dottore mi interruppe. Queste parti fanno la donna intera. Dissi allora una parola importante. L'amore sano è quello che abbraccia una donna sola e intera, compreso il suo carattere e la sua intelligenza. Nella persona di un amico non medico, come sempre, trovai chi meglio intese me e la mia malattia. Era un ricco signore che abbelliva i suoi occhi con studi e lavori letterati. Parlava molto meglio di quanto scrivesse, e perciò il mondo non poté sapere quale buon letterato egli fosse. C'è dell'ironia anche su questo, su chi si ritiene un grande letterato. Era grasso e grosso, e quando lo conobbi stava facendo con grande energia una cura per dimagrire. In pochi giorni era arrivato ad un grande risultato, tale che tutti per via lo accostavano nella speranza di poter sentire meglio la propria salute accanto a lui malato. Attendi che c'è dell'ironia, ma c'è della sagacia in queste espressioni. Si frequenta un malato per poter godere della propria salute. Sempre questa dinamica salute-malattia, eh? Lo invidiai perché sapeva fare quello che voleva e mi attaccai a lui finché durò la sua cura. Mi permetteva di toccargli la pancia che ogni giorno diminuiva e io, malevolo per invidia, volendo indebolire il suo proposito, gli dicevo: ma a cura finita, che cosa ne farà lei di tutta questa pelle? Con una grande calma che rendeva comico il suo viso emaciato, egli rispose: di qui a 2 giorni comincerà la cura del massaggio. Avevamo anche qui delle cure dimagranti. Gli spiegai che a me pareva più facile di non mangiare per 3 volte al giorno che di non fumare le innumerevoli sigarette. Sta bene che nessuno domanda che io lavori finché vivo il mio amministratore Olivi, c'è un omissis, il collegamento quindi qui sfugge quel segno di omissis. Qui Zeno si sta domandando se il fatto che lui non fumi sia dovuto ad avere troppo tempo a disposizione e lui dice che non lavora perché c'è un amministratore che gli gestisce le finanze e conosciamo qui per la prima volta questo signor Olivi, che è l'amministratore che suo padre gli ha messo vicino, affiancato, evidentemente convinto della incapacità di Zeno, e che gestisce gli affari di famiglia e gli impedisce di toccare qualsiasi cosa dei suoi denari. Ma come va che una persona come me non sappia far altro a questo mondo che sognare o strimpellare il violino per cui non ho alcuna attitudine? Altro elemento che lo accomuna a Florentino Ariza, suonano il violino, tutti e due lo suonano insomma non benissimo.
Il grosso uomo dimagrato non diede subito la sua risposta.